Oggi di fatto finisce la stagione del reddito di cittadinanza. Dallo scorso venerdì l'INPS ha inviato un sms a 169.000 nuclei familiari avvisandoli che si stava per concludere l'erogazione del sussidio. Fibrillazioni nel mondo politico, nei comuni lungo la penisola e nei CAF presi d'assalto. Presidio e manifestazione oggi a Napoli contro la misura di abolizione del reddito di cittadinanza. Sto vivendo d'ansia, mi sento un pensionato a 55 anni, non riesco, vado a chiedere sempre se c'è lavoro, ma non tengono mai niente se non hai massimo 30 anni. Il reddito di cittadinanza è diventato una necessità perché ci sono tutti i datori di lavoro che manomettono le buste paghe, fanno buste paghe false, mettono i dipendenti a 4 ore, ma di ore ne fanno 8 o 9 ore. Noi siamo gli uomini invisibili. Perché noi non parliamo molto in mezzo alla strada, scendiamo in piazza solo quando abbiamo bisogno. Con l'addio al reddito di cittadinanza il governo ha messo in campo misure alternative per le fasce sociali più indigenti. Il primo è il reddito di inclusione che partirà dal prossimo 1 gennaio 2024. Il nucleo familiare del richiedente deve avere un ISEE, cioè l'indicatore della situazione economica familiare non superiore a 9.360 euro. L'importo dell'assegno è composto da un'integrazione del reddito fino a 6.000 euro annui che può salire a 7.560 euro se il nucleo familiare è composto da persone di età pari o superiore a 67 anni o da un soggetto in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. L'altra misura alternativa al reddito di cittadinanza è il supporto per la formazione e il lavoro che scatterà dal 1 settembre 2023. È prevista la partecipazione a progetti di riqualificazione professionale con un'indennità di partecipazione di 350 euro al mese. L'importo verrà erogato per 12 mesi. Il supporto è utilizzabile da persone tra i 18 e i 59 anni con un valore dell'ISEE familiare non superiore a 6.000 euro all'anno.